una sagra targata in toto, Comune di Grigento. Non solo l'organizzazione, ma anche la direzione artistica sarà curata dall'ente e sarà proprio il sindaco Marco Zambuto, il direttore artistico della 67esima sagra del Mandorlo in Fiore e 57esimo Festival Internazionale del Folklore. Il primo cittadino ha voluto tenere tutto per sé e tra oggi e domani sarà formalizzato l'intero programma, così da presentarlo entro questa settimana con una conferenza stampa. Comune che anticiperà anche i fondi della Regione, 124.000 euro, e quelli dell'ente parco. Entrambi saranno restituiti quando saranno approvati i rispettivi bilanci. Come detto, già nei giorni scorsi saranno 12 gruppi folcloristici che prenderanno parte alla manifestazione. India, Durazia, Dagestan, Sierra Leone, Algeria, Bielorussia, Slovacchia, Bulgaria, Serbia, Perù, Brasile e Georgia. A questi che hanno già confermato l'adesione potrebbe aggiungersi anche l'Irlanda. Inoltre ci saranno la fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Caltanissetta ed una banda ungherese che accompagnerà le maggiorette. L'evento partirà il prossimo 3 febbraio con il Festival dei Bambini del Mondo, con le rappresentative di Ucraina, Bulgaria, Macedonia e Serbia.